siamo venuti alla sorgente, nelle camerette di Don Bosco, qui a Valdocco. Tra tutto ciò di cui queste mura sono state testimoni, facciamo un fermo immagine su un seme davvero piccolo, 10 cm per 5, il taccuino su cui Michele Rua, a 16 anni, racconta. La sera del 26 gennaio 1854 ci radunammo nella stanza del signor Don Bosco. Esso, Don Bosco, Rocchietti, Artiglia, Cagliero e Rua, e ci venne proposto di fare, con l'aiuto del Signore e di San Francesco di Sales, una prova di esercizio pratico della carità verso il prossimo, per venirne poi ad una promessa, e quindi, se parrà possibile e conveniente, di farne un voto al Signore. Da tal sera fu posto il nome di Salesiani a coloro che si proposero e si proporranno tale esercizio. Don Bosco sta accompagnando i primi tra i suoi giovani nel cammino che porterà all'inizio della loro e della nostra vita salesiana. Questo minuscolo taccuino è come il nostro atto di battesimo. A tal sera fu posto il nome di Salesiani a coloro che si proposero e si proporranno tale esercizio. Siamo nel refettorio che Don Bosco, Mamma Margherita, Domenico Savio e tutti i ragazzi del primo oratorio hanno utilizzato fino al 1858. Dai dati della ricerca sull'accompagnamento del 2017 emerge chiaramente che dalla qualità dell'accompagnamento dei giovani dipende l'efficacia di tutta la nostra azione educativo-pastorale. Diventa ancora più vero per la dimensione vocazionale, orizzonte ultimo della nostra pastorale, come dice il quadro di riferimento, e per l'accompagnamento di quei giovani che stanno maturando una scelta vocazionale verso la vita salesiana. Qualità di accompagnamento uguale qualità di cammino di discernimento e crescita vocazionale. È il focus di questo quinto seme: accompagnare i primi passi come Don Bosco. Riscoprire l'arte dell'accompagnamento di ogni giovane è al cuore dell'eredità pedagogica e spirituale lasciataci da Don Bosco. È il punto di partenza per favorire cammini di crescita vocazionale verso ogni scelta di vita. È anche il punto di arrivo della formazione iniziale, perché è questo tipo di educatori e pastori che siamo chiamati a diventare. Ciò che Cagliero e Rua hanno vissuto da ragazzi con Don Bosco come loro guida e quanto saranno capaci di trasmettere come accompagnatori e guide di giovani e di salesiani in tutta la loro vita. Com'è stata la mia esperienza di accompagnamento personale durante il pre-noviziato e prima di esso? E quanto auguro anche a chi inizia oggi il cammino o si può migliorare? Qual è lo standard della salute della mia ispettoria circa l'accompagnamento personale all'interno della pastorale giovanile, così come ordinariamente ha luogo nelle varie comunità? Quanta attenzione viene data nell'accompagnare ogni giovane nel suo cammino di discernimento e crescita vocazionale, qualunque sarà la strada per il suo futuro? A Valdocco, come a Emmaus, camminare a fianco fa ardere il cuore.